Hi, this is Rory Mason, Cannondale Sports Marketing Manager here in Treviso for the World Championships of Cyclocross. I'm here with the local favorite, Enrico Franzoi, who's just returned back to Cannondale family with Liquigas this year. Ciao Enrico, allora, la prima domanda di tutte, come di sempre, hai recuperato bene? Ma purtroppo la frattura alla caviglia c'è ancora. E ancora sento del dolore quando corro a piedi e quando rimonto in sella. Purtroppo è capitato quest'anno che il mondiale era in casa e mi spiace tantissimo. Io cercherò di soffrire il più possibile per portare a termine una buona corsa, anche se parto un po' demoralizzato, dato che il dolore lo sento ancora. Allora, senti di sicuro un grande affetto del pubblico, spero che ti spinga per un splendido risultato oggi. Sì, è quello, è per il motivo perché sono venuto. Se fosse stato in un altro paese, il campionato del mondo non avrei partecipato in queste condizioni. È solo perché, oltretutto per il pubblico, per i tifosi che sono venuti qui in tanti, ma anche per tutta la fatica che ho fatto per preparare questo mondiale, che in finale ci penso da 3 anni, e purtroppo l'infortunio ce l'ho avuto proprio quest'anno. Pazienza, adesso cercherò di dare tutto quello che posso fra poche ore, insomma. Sei ritornato di nuovo sulla Cannondale, come senti la nuova bicicletta? Ma la bici è fantastica, il mezzo è super, penso che sia il mezzo migliore del mondo. A mio avviso non ne ho provate di migliori. Buon, grazie. Allora, in bocca al lupo oggi. Ci sentiamo dopo. Crepi il lupo, grazie. True to his word, Franzoi suffered through the pain and soon joined the leading group, eventually attacking and taking the lead on lap 5. Unable to follow Lars Boom's vicious race-winning attack, Enrico finished in a respectable 13th place.